Un saluto carissimi a tutti voi. Desidero rivolgermi in modo particolare a tutti i fedeli della diocesi di Aosta in questo momento in cui sono state sospese tutte le celebrazioni delle messe e gli altri incontri liturgici e di preghiera, nonché tutti gli appuntamenti pastorali. È un momento grave quello che viviamo. Però credo che sia bene che noi facciamo la nostra parte. Le disposizioni che l'autorità costituita ha dato vanno osservate perché l'obiettivo che tutti condividiamo per noi e per tutte le persone che stanno attorno a noi è proprio quello di evitare occasioni di far crescere il contagio. In questo non venga meno, non viene meno la nostra fede. Sappiamo che Dio è onnipotente e misericordioso e a Lui vogliamo affidare la nostra vita e la vita di tutte le persone, in modo particolare di quelle più vulnerabili in questo momento. Penso alle persone anziane, a quelli che hanno già delle patologie, a quelli che sono già colpiti dal virus. E assieme a loro la nostra preghiera raggiunga e sostenga anche il lavoro generoso e competente di tutti i medici e gli operatori sanitari che si prodigano ogni giorno proprio per la salute pubblica e anche di tutte le altre, di tutti gli altri che lavorano in questa direzione. Da parte mia vorrei affidare in questo momento, e lo farò, alla Vergine Maria, Regina della Valle d'Aosta, tutta la nostra diocesi, tutta la nostra terra indistintamente, e vorrei che si unissero a questa offerta anche tutti i fedeli. Tutti i fedeli, intendo dire i nostri sacerdoti, diaconi, consacrati, le famiglie e anche le persone che vivono da sole. Tutti insieme potremmo unirci alla sera, idealmente in una grande rete di preghiera, e suggerisco quella del rosario, che ci permette di meditare i misteri della vita di Cristo e della Vergine Maria e ci permette di elevare una grande corale intercessione al Signore per le mani della Madre sua e della Madre nostra, che è Maria. Ci saranno anche due appuntamenti tramite radioproposta, forse anche in streaming, sono la stazione quaresimale di mercoledì alle ore 18. Ovviamente non sarà secondo il programma consueto, celebrerò senza la presenza dei fedeli, però sarà trasmessa e quindi un'occasione di comunione, tutti insieme. Non potrete comunicare al corpo di Cristo, ma possiamo fare la comunione spirituale, tutti, sempre. E poi anche domenica alle ore 10 io celebrerò la messa che verrà trasmessa di nuovo attraverso Radio Proposta e in streaming sul sito di Radio Proposta. Ecco, queste sono parole che vengono dal mio cuore e vogliono raccomandare a me stesso e a tutti voi una grande fiducia nella misericordia del Signore.